time to see the click when you give me your love. Now I can't get enough about Kimbo Yuka. You got to do stuff, mama. Come on, let on me. You know you move. Francesco Pio, ospite al Baia Domizia Blues Festival, un festival dedicato al Delta. Insomma, ci troviamo completamente all'interno di quello che è il tuo mondo, quello che tu vuoi conservare, cioè il Delta del blues. Il Delta, diciamo, il Delta con le contaminazioni che ci sono state nel corso degli anni, diciamo, quindi un Delta del blues un po' più modernizzato, dai. Poi ci mettiamo un po' di funk, un po' di anche di rock, perché comunque abbiamo anche assorbito tutto quello che c'è stato nel corso appunto degli anni. E cerchiamo di provare a rileggere in un'altra chiave il blues, il Delta Blues. Tu usi diversi strumenti oltre alla chitarra, oltre ad essere un one man band, usi anche il dobro, c'hai il washboard, che poi magari ne parleremo, insomma, dettagliatamente, perché è uno strumento anche molto molto particolare. Che tipo di repertorio hai preparato per questa sera? Allora, stasera un repertorio che va da, diciamo, da Eric Bibb, quindi un blues acustico sempre, però molto moderno, ripercorrendo anche i classici come Robert Johnson, anche Freddie King, ma passando anche in ambienti non propriamente blues come Neil Young, però rivisitati alla mia maniera e penso in maniera blues, quindi. Essere al sud, tu che sei nativo della Sardegna, anche se adesso vivi a Milano, che tipo di situazione attualmente in Sardegna? Ci sono diversi festival di musica, insomma, in generale, quindi una terra molto attiva. Lo stato di salute invece che attualmente gode, se lo gode, il blues? Il blues alla fine rimane sempre un genere di nicchia, quindi in genere si dice siamo in pochi, siamo invece in realtà siamo in tanti, perché ci sono tantissimi appassionati che già ci sono da tempo e nuovi che se ne aggiungono sempre di più. Infatti lo si vede nei festival blues in giro per l'Italia, dove appunto le piazze sono sempre piene di gente entusiasta, anche di gente che si affaccia a questa musica per la prima volta. Quindi secondo me gode di ottima salute, diciamo, il panorama. Non solo l'Italia, ma tu sei reduce da un'esperienza straordinaria a Memphis. Sì, ho rappresentato l'Italia all'International Blues Challenge di Memphis a gennaio scorso. È la prima volta che sono stato in America, quindi è stata una, diciamo, una folgorazione. È stato bello perché ho toccato con mano appunto certe cose che avevo solo idealizzato prima, il modo di vivere la musica che hanno gli americani, e il modo di vivere che hanno in generale gli americani, e che è molto vicino anche poi alla musica che suonano. E quindi è stata un'esperienza che mi ha proprio dall'inizio alla fine mi ha fatto imparare tantissimo, e vorrei rifarla a breve perché serve veramente. Il mondo discografico sembra ormai in catalessi, sembra che tutti i discografici si lamentano perché i dischi non si vendono più, soprattutto come una volta. Tu hai due dischi all'attivo, uno